Hanno lavorato per tutta la notte e per tutta la giornata di oggi i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Brescia per domare le fiamme che dalle 14 di domenica pomeriggio hanno mandato in fumo Polpenazzo del Garda e Capannone di un'azienda agricola. Dal pomeriggio di questo lunedì sono cominciate le operazioni di bonifica e smassamento di fieno e paglia. Il rogo è divampato infatti proprio nel Capannone dove questi venivano stoccati a fianco della stalla dove erano custoditi circa 250 capi fra manzi e vacche. Sono tutti salvi quando il titolare infatti si è accorto dell'incendio aperto e cancelli li ha fatti fuggire. Sono stati recuperati nel corso della giornata dei volontari accorsi da tutto il paese per dare aiuto ai titolari dell'impresa. Nessun ferito neppure fra i residenti, nonostante il devastante rogo ha costretto a chiudere via Borrine per consentire le operazioni di spegnimento. Operazioni che hanno visto al lavoro 28 squadre di vigili del fuoco per un totale di 114 pompieri con 27 automezzi. Altri interventi dei vigili del fuoco a cavallo fra il fine settimana e questo lunedì. Ieri pomeriggio i volontari di Edolo hanno riportato a casa un cacciatore di pisoni che si era perso nella zona del Mortirolo in comune di Monno. L'uomo, che si trovava ad oltre 2000 metri di quota, probabilmente a causa della nebbia che avvolgeva la zona, si era perso. Ha lanciato l'allarme, i vigili lo hanno raggiunto e lo hanno ricondotto all'auto sano e salvo. Nuovo intervento questo lunedì mattina a Trescore Balneario, dove i pompieri del comando di Bergamo sono intervenuti in via Vallese per un incidente stradale. Una donna è finita fuori strada con la sua automobile restando in bilico. I vigili del fuoco, dopo aver messo in sicurezza la vettura, hanno liberato la donna e l'hanno affidata alle cure del 118. Dopo essere stata stabilizzata, la ferita è stata trasferita con l'elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi.